Il Mercosur, il mercato comune del Sud America, da quasi 20 anni, ma adesso il cambio al vertice in Argentina sembra aver ridato nuovo slancio ai negoziati. Signora Commissaria, non siamo contrari a priori a questo accordo, anzi crediamo che ci sia molto da guadagnare per l'industria europea e per le imprese dell'Unione europea ad accedere al mercato degli appalti pubblici in Sud America, ma non bisogna barattare qualche vantaggio nell'accesso al mercato con la nostra agricoltura, come purtroppo succede troppo spesso. Se l'accordo andrà a buon fine, rischiamo di un aumento del 70% delle importazioni di carne bovina e del 25% di quella avicola, in un momento in cui il settore dell'allevamento europeo non naviga certo gonfie vele. Per di più in Sud America vi è una minore regolamentazione agricola, ripropone gli stessi problemi di altri accordi ormai tristemente noti e già menzionati da altri colleghi. Un accordo con il Mercosur può essere anche un contrappeso ai trattati come TTIP e CETA nel momento in cui le relazioni commerciali diventano sempre più un flusso nord-nord. È importante non escludere il sud del mondo dalla catena globale di valore. Quindi sì ad un accordo mutualmente vantaggioso che riduca la burocrazia per le piccole e medie imprese e che agevoli il reciproco accesso al mercato. Ma no, ed ancora no, a qualunque accordo che minacci la nostra agricoltura. Grazie.